Un saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Finalmente posso parlarvi di un risultato positivo da parte della Roma, 3 punti che attendevo da molto tempo, non soltanto io ma tutti i tifosi della Roma, 3 punti che proiettano la Roma momentaneamente al 5º posto e ad 1 punto sopra la Lazio e la Juventus. Difatti anche il risultato di Lazio-Juve è stato a favore della Roma, poiché la vittoria contro il Genoa le ha consentito di poter scavalcare entrambe le 2 squadre. E in questo momento la Roma è 5ª, a 3 punti dall'Atalanta, lo scontro diretto deve ancora esserci, quindi è ancora tutto aperto e il girone di andata ancora non è concluso, quindi tutto è possibile. Parto dall'analisi della partita Genoa-Roma e anche se la Roma è riuscita a portare a casa i 3 punti, però non mi è piaciuta tanto a livello di gioco e secondo me è stata anche fortunata, e Mourinho è stato sia bravo e fortunato allo stesso tempo con l'entrata di Felix, che ha realizzato la sua prima doppietta in giallo-rosso e secondo gol veramente spettacolare, e spero che questo giovane ragazzo possa diventare molto importante nelle prossime partite ed anche una futura promessa. Però per il momento non voglio sbilanciarmi perché mi sembra troppo presto per dire se Felix è forte oppure no, però magari facesse come contro il Genova, no? Che entra a partita in corso e segna. E adesso l'importante è avere testa per la gara di giovedì e bisogna giocare con un atteggiamento diverso, perché se la Roma gioca nello stesso modo in cui ha affrontato la gara contro il Genova, secondo me non porta a casa il risultato di vittoria. Quindi bisogna cambiare modo di giocare e essere più rapidi, più veloci, perché io contro il Genoa ho visto una Roma troppo lenta, troppo prevedibile, e se ci fosse stata un'altra squadra al posto del Genoa credo che non sarei a parlare a quest'ora della vittoria della Roma. E la cosa fondamentale poi è cercare di arrivare almeno al termine del girone di andata tra 5º e 6º e non stare dal 4º posto a troppi punti di distanza, poiché a gennaio Pinto deve comprare dei rinforzi, perché con la rosa attuale Mourinho non può far bene secondo me fino a fine stagione, per quanto la Roma ha uno dei migliori allenatori in circolazione e ha una squadra che è troppo corta, incompleta, e quindi mancano quei pezzi mancanti che le possono permettere di poter centrare l'obiettivo del 4º posto, perché in questo momento la Roma con la sua rosa attuale non è una squadra da 4º posto ma da 5º-6º, non di più. E soprattutto bisogna guardarsi sempre dietro le spalle, poiché adesso Lazio e Juventus si trovano ad 1 punto di distanza e con entrambe la Roma ha perso gli scontri diretti in questo girone di andata, quindi massima attenzione e testa giovedì. Bisogna portare a casa i 3 punti per blindare almeno il 2º posto nel girone, perché non credo che il 1º posto sia possibile, e anche se il Bodo si trova soltanto 1 punto sopra la Roma, io penso che vinca la gara di Conference ed anche quella successiva, quindi è giusto che sia così. Poi il Bodo merita il 1º posto nel girone della Conference, l'ha dimostrato anche lo scontro diretto con la Roma su in Norvegia, anche qui all'Olimpico, hanno giocato molto bene contro di noi e quindi meritano davvero il 1º posto. Mi auguro che la Roma riesca a centrare il 2º posto nel girone della Conference, e anche se poi mi dispiace che a febbraio debba affrontare un turno in più di Coppa, però il 2º posto, se fosse, è il risultato più giusto nel girone. E adesso testa la gara di giovedì in Conference e poi testa la prossima gara di campionato contro il Torino. Bisogna fare altre 2 vittorie, bisogna totalizzare più punti possibili per poi trovarsi al meglio per il girone di ritorno e con i probabili nuovi acquisti. Detto questo, vi saluto, vi mando un abbraccio forte e sempre forza Roma.